Diverse associazioni del territorio di Crotone si sono messe insieme per attivare una class action da avviare presso i tribunali calabresi e la Corte Europea di Strasburgo per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, per richiedere il risarcimento dei danni materiali, biologici e morali da parte delle famiglie e le persone che a Crotone e nella sua provincia hanno avuto un morto, un ammalato di tumore, leucemie e malattie varie dovute alla presenza delle attività industriali che nel corso degli anni hanno caratterizzato questo territorio, invitando così a rimettere al centro la questione della salute. Territorio a Passo Vecchio, una grandissima discarica per rifiuti solidi urbani, quella di Columbra. In più hanno invaso le nostre colline di parchi eolici a non finire, che se li vedesse il professor Salvatore Settis gli drizzerebbero i capelli che ha in testa. Ora, tutto questo si è rivelato un boomerang, nel senso che alla popolazione crotonese non è venuto niente di benefit, né in termini occupazionali, perché siamo la più povera provincia d'Italia, né in termini di riduzione delle aliquote energetiche. Senta, prima chiedeva un tavolo di concertazione tra comune e provincia, ci vuole spiegare? Ma io invito ancora una volta il presidente sia della regione, il presidente della provincia Ferrari, il sindaco e anche i sindaci del Crotonese, ma in primis il sindaco della città di Crotone, l'ingegnere Vincenzo Voce, che ha fatto già una delibera di consiglio contro l'ipotetica discarica a Giammeglione dell'imprenditore abruzzese Maio, a formare un tavolo insieme a noi, alle categorie produttive, ai sindacati, ai membri dei partiti politici, agli ordini professionali, per discutere qual è la situazione in cui versa Crotone. Perché ogni famiglia di Crotone, e ne ho le, diciamo, dati obiettivi anche della provincia di Crotone, ha avuto quasi un morto o un ammalato per tumore, leucemie, malattie cardiovascolari, malattie polmonari. Ci sono state anche mutazioni genetiche e c'è un gran numero di bambini che escono particolarmente disabili. Ora, da che cosa dipende tutto questo? Lo possiamo anche dire, ma lo vogliamo dire insieme a dati scientifici, in modo tale che possiamo prendere gli opportuni provvedimenti. Certamente non siamo d'accordo a portare qui il liquame e le scorie del petrolchimico di Siracusa, Priolo, Augusta, né altri reflui industriali di tutta Italia. Abbiamo deciso, per le questioni che riguardano la nostra città, la città di Crotone, tutte le questioni delle vertenze ambientali che ormai da anni abbiamo in questa nostra realtà, di metterci insieme come organizzazioni e di produrre una class action, appunto, per difendere il nostro territorio, per difendere la città e la provincia di Crotone, per difendere la salute e la vita dei cittadini crotonesi che sono abbandonati ormai da tantissimi anni a loro stessi. Le istituzioni si girano dall'altra parte, le bonifiche non vengono effettuate, la sanità pubblica crotonese viene completamente smantellata, quindi è necessario mettersi insieme a reagire, e questo è il terzo settore che a noi piace, quello che tutela i diritti, quello che si prende cura dei più deboli, quello che si mette in prima fila per risolvere realmente i problemi di una comunità. Secondo lei, perché le istituzioni nel corso del tempo si sono girate dall'altra parte? Perché chi va a governare trova degli ostacoli, non sa come superarli e poi in qualche misura si adatta alle situazioni che trova e in qualche misura prova a utilizzarle, a sfruttarle strumentalmente. Questo è sempre accaduto, continua ad accadere, noi lo denunciamo da tantissimi anni e possiamo dire che il terzo settore e le associazioni della provincia di Crotone sono arrivate anche molto prima, ad esempio, della magistratura, perché denunciano queste cose da almeno 15-20 anni. Eppure, in conclusione, per quanto riguarda le istituzioni, sono coinvolti anche i loro figli e i loro nipoti, perché qui abitano. Sì, è una questione... Quando si parla di salute e di tumori. È una questione di miopia, è una questione di interessi immediati, è una questione di mancanza di cultura, di mancanza di rispetto. Questa è la verità, perché è vero che tutti viviamo qui, ma probabilmente qualcuno spera di andare via o di mandare i propri figli fuori. Certo, questo lo può fare chi ne ha le possibilità, la stragrande maggioranza non può farlo e quindi è condannata a vivere in un territorio che ha
una percentuale di malattie tumorali e mortali altissime rispetto al resto d'Italia, e questo è uno dei principali motivi per cui noi abbiamo deciso di ritornare insieme e di attivare una class action.